Allora, sarà venuta qualche frase sicuramente, però fa parte del backstage, del dietro le quinte, della messa in onda di Questa è la Roma. Avete capito proprio bene. Questa è la Roma che riparte il 18 gennaio dell'anno di Grazia 2019. Domani alle 15 ci sarà Torino-Roma. Io ho già evidenziato in diversi gruppi e radio web diverse dal nostro circuito che 24 ore in più di riposo al Torino fanno molto bene e non fanno bene a noi altri. Poi il Torino avrà gradite assenze, parlo chiaramente da tifoso romanista, però bisognerà vedere poi lo sviluppo della partita. Noi invece ci colleghiamo subito per parlare della partita e forse di qualcos'altro, perché le varie eventuali ci sono sempre, con il signor, con l'amico di sempre, Massimo Penso. Buon pomeriggio, Massimo. Buon pomeriggio a te Roberto e a tutti i radio web ascoltatori. Beh, Allora, come stai innanzitutto? abbastanza bene Roberto, diciamo che non ci lamentiamo, dai. Oh, sono rimasto contento radiofonicamente parlando che abbiamo fatto, se ricordi bene, un extra time lunedì passato, perché di solito noi di lunedì non ci sentiamo, è il venerdì il nostro giorno di battaglia. E sinceramente pensavo a un rientro un po' in sordina, invece le persone hanno reagito bene. Quindi vuol dire che te e Pasculli ormai siete conosciutissimi. Beh, evidentemente, insomma, siamo conosciuti nel web, sai, si fa presto ad essere conosciuti nel bene e nel male, quindi anche chi passa velocemente un contatto sente se la cosa gli può interessare o meno, e quindi poi si sparge la voce, no? Certo, poi sono contento pure per un altro fatto, che sono tornati i cosiddetti ascolti singoli, oltre gli ascolti globali. Traduzione, ci sono gli ascolti globali che è quelli che ti sentono dall'inizio alla fine, e fino a qui ci siamo, no? C'è gente che invece ci sta 5 minuti, 7 minuti, 4 minuti, 11 minuti e poi chiude. Allora, per quanto riguarda Massimo Penso, per esempio, abbiamo una media di 210-220 ascolti globali, ma attenzione, ne abbiamo 182 singoli. Guarda un po'. Quindi c'è gente che probabilmente non sente tutta la nostra filippica, però ci segue lo stesso. Quindi questo mi fa molto piacere. E gli ascolti in questo lasso di tempo, stavolta li abbiamo catturati da Padova e da Reggio Calabria. Pensa un po', com'è bello l'etere quando non si ferma il segnale. Invece l'FM, se non c'avevi l'antenna puntata in quella zona, se non c'avevi il trasmettitore forte, non arrivavi. È bello, insomma, vedere che anche da Padova ci hanno ascoltato, magari hanno contestato le nostre tesi, le nostre idee, i nostri pensieri. Però, insomma, 12 persone che ci ascoltano da Padova e zone limitrofe, vuol dire che siamo usciti dai confini cittadini, no, Massimo? Eh certo, poi il vantaggio, l'unico vantaggio insomma, rispetto all'FM è che appunto col web ti sentono in ogni parte del mondo, con l'FM devi stare diretto per l'antenna nella zona, voglio dire, insomma non è che va più di tanto, quando diventa a livello regionale l'FM. È vero, poi quando per esempio, ecco, io sono stato un paio d'anni fa a Trapani, dovevo risentire un po' tutte le puntate attraverso il cellulare, quindi neanche un computer stabile, e le ho risentite cristalline come se fossero a 20 metri, come se io fossi a 20 metri dalla messa in onda, quindi questa è la magia del web, no? Sì, certo, ma questo naturalmente è riferito a delle radio locali che hanno come ascolti, diciamo, una nicchia di pubblico, no? Nelle città di Roma, in zona limitrofe, perché c'è la FM che tu senti in tutta Italia come RDS, come RTL, eccetera, quelli. Certo, FM che poi a ottobre di quest'anno dovrebbe essere sostituita dalla DAB, Digital Audio Si Broadcasting. sente dappertutto, non perdi mai il segnale, questo mi Esatto, ma significa che tu sotto l'autoradio, sotto lo stereo di casa, a meno che non compri apparati nuovi, devi mettere un piccolo decoder. Esatto. Riandiamo avanti con i decoder, qui torniamo indietro anziché andare avanti. Però se prendi, ripeto, degli apparati radiofonici o televisivi di ultima generazione, questo problema non sussiste. Praticamente devi sempre scucire denaro, sborsare soldi, no Massimo? Certo, il marketing è questo, no? È vero. Allora, veniamo a noi. Colpi di mercato per il momento non ce ne sono.
Mi dicono dietro le quinte che è molto vicino Miranda, ma non è più neanche una novità se poi divenisse realtà, perché Miranda va nel parco difensori giallorossi, in quanto Marcano, che ha giocato per necessità, perché si è rotto Jesus, sembrerebbe, uso il condizionale, che della Roma non ne vuole più sentire. Di Francesco è fiducioso che ha recuperato Kasdrop. Avendo recuperato Kasdrop, tu hai un terzino destro in più, che non è male in questa Roma dove ci sono poi infortunati misteriosi come Perotti, che si è rifermato un'altra volta. Allora, o il tessuto muscolare osseo di Perotti non è più quello di prima, oppure sono altre situazioni che poi vedremo. Badel, si parla con insistenza di Badel della Lazio, che è svincolato perché non vuole più stare con la squadra della capitale, con l'altra squadra della capitale, verrebbe volentieri a Roma per fare il centrale centrocampo. Insomma, ce ne abbiamo di che dire. Massimo, che ne pensi di tutto questo? I soliti fotoromanzi da calciomercato o qualcosa di reale, di tangibile ci potrebbe essere? Diciamo che la Miranda può essere una voce attendibile, perché non vuole stare più all'Inter, la Roma ha bisogno di un centrale, che vuole vendere comunque senza spendere un soldo, una lira, perché è chiaro che non vuole dare soldi per un giocatore di 35 anni all'Inter, che tra l'altro non gioca nemmeno mai nell'Inter, e quindi verrebbe a fare il terzo, qui quantomeno il terzo, in attesa che Jesus recuperi dall'infortunio. Per quanto riguarda Badel, lo escluderei proprio al 100%. Aspetta, ma Roma lo escluderesti perché è un giocatore della Lazio, o perché non è utile alla causa giallorossa? No, per il semplice fatto che se la Roma l'avesse voluto l'avrebbe preso quest'anno a parametro zero, non avrebbe fatto prendere la Lazio. La Roma aveva tutti i mezzi per poterselo prendere a accaparrare. Evidentemente non ha ritenuto un giocatore adatto per la Roma. E tra l'altro la Roma, perché se ne dica, con i giovani che crescono e eventualmente il recupero di De Rossi e di Zonzi, non credo che abbia bisogno proprio di questi grandi innesti a centrocampo. Io vedo più un difensore centrale ed un esterno basso, perché Kolarov non le può giocare tutte le partite, e perché Luca Pellegrini ha dimostrato di essere ancora un po' acerbo, anche se ha delle potenzialità enormi. Però si parlava molto dell'arrivo di Barreca a parametro zero, sempre, che potrebbe rivestire quel ruolo da terzino sinistro. Ma Barreca per Barreca, come si diceva, Peppa per Peppa, ma tengo Peppa mia. Io ho Luca Pellegrini e non credo che sia inferiore a Barreca, e non ho bisogno di Barreca. Assolutamente no, è vero, Luca Pellegrini poi si è fatto giocare più in continuità, perché tante volte vediamo nell'altro Pellegrini che manca ogni tanto di ritmo partita, ma il ritmo partita si acquista solo giocando, o mi sbaglio? Ma quello sì, però io da quel poco che ho visto nel terzino, ho visto grandi potenzialità, un'ottima corsa, un'ottima tecnica, però mi sembra un po' troppo esuberante, forse vuole strafare quando lui entra in campo, mettersi in mostra, e commette diversi errori sia di falli inutili, è stato anche espulso in una partita che ha giocato, sì, e poi è un po' troppo esuberante, forse deve un po' maturare ancora. Non credo che sia proprio pronto al 100% per giocare in una piazza come Roma. Se fosse recuperato Kasdrop, perché chiaramente la partita con l'Entella la devi prendere con le pinze, con le molle, tu potresti addirittura avere Kasdrop a destra e adattare Santon a sinistra, che già ci ha giocato su quella fascia. Ma ci puoi mettere anche Florenzi a sinistra, puoi mettere i giocatori. Il recupero di Kasdrop sarebbe fondamentale, perché hai un altro difensore di cui hai bisogno, ma soprattutto finalmente potresti avere quel terzino proprio puro di fascia destra che alla Roma serve, perché Florenzi è un adattato in quel ruolo. Io ho visto tante partite di Florenzi come te, e a me mi sembra che lui renda molto di più quando gioca alto, non quando gioca basso. Sì, poi di facciata deve dire che si sente più terzino, e chiaramente è quello, perché bozza quella tesi a cui non crede nemmeno lui, parliamoci chiaro. No, esatto, io tornando a Cardiff, comunque, anche se è vero che il test con l'Entella non è stato probante, però io devo dire che ho visto un ragazzo che ha un'ottima corsa e un'ottima tecnica e dei piedi buoni, perché ha sbagliato pochissimi passaggi e sta recuperando il ritmo partita. Sì. Forse chiaramente gli mancano ancora le misure, le distanze per quanto riguarda la difesa.
il giocatore è quello per cui è stato comprato, cioè uno dei più forti terzini d'Europa. Esatto. Poi, rispetto alle altre partite di cui aveva giocato Scampoli o ampi spazi, no? Si era notato che Kastrup aveva paura nell'intervenire, però sfido chiunque che si è rotto i legamenti, che ha avuto infortuni seri, a non avere paura. La paura è umana. Ebbene, io non lo so, perché forse se di fronte aveva i giocatori dell'Entella che sono di rango tecnico più basso, oppure finalmente si è sciolto psicologicamente, Kastrup ha cominciato ad intervenire, a fermare il pallone sui piedi degli avversari, a ricostruire, a intervenire d'anticipo sugli attaccanti avversari, quindi si sta riscoprendo quello che era una volta. Certo, io con le dovute cautele, perché l'avversario, ripeto, non era un avversario dei più ostici, no? Perché è una squadra, insomma, che l'Entella è una buona squadra, ma niente più. Però io l'ho visto bene, ho visto il rapporto alla partita, ho visto una buona partita di Kastrup. Spero che lui possa soltanto migliorare a questo punto, se acquisisce fiducia e appunto si toglie quella paura che probabilmente ha anche avuto in sé, no? Perché tutti quelli che sono reduci da infortuni ai legamenti hanno paura nei primi contrasti, nei primi cose, certo. Perché il conto è fare le partite amichevoli dove nessuno, oppure negli allenamenti dove i tuoi compagni sanno che hai avuto un infortunio e non ti tocca nessuno, non entra duro, ma in partita non interessa a nessuno se tu sei stato operato, se devono entrare duro entrano duro, quindi la paura c'è, no? E questo è importante, perché Kastrup sarebbe un acquisto straordinario per la Roma. E soprattutto coprirebbe una falla che si è aperta sulla fascia bassa destra, dove tu magari hai Santon come alternativa, però hai lui come pilastro fondamentale. Se poi finalmente si sono spenti i riflettori su Manolas, cominciamo a trovare questa ossatura di difesa, e se qualche volta Kolarov dovrà giocare difensore centrale accanto a Manolas, io penso che non muoia alcuno. No, assolutamente no, Kolarov qualche partita da centrale difensivo la può fare sicuramente, visto che ci ha giocato nel Manchester City, quindi non credo che ci siano problemi da questo punto. Oh, invece la nota negativa nella gara contro l'Intel è quando è entrato Pastore, sono state date delle direttive tecniche per cui per far giocare Pastore trequartista dietro l'attaccante Schick, ha imposto a Zaniolo praticamente di fare l'ala destra, e lì si sono viste un po' di pecche che magari non dovrebbero esistere. Beh, certo, Zaniolo è più un giocatore di centrocampo che un esterno, anche se ha buona corsa, è un giocatore che può giocare anche sulla fascia, l'abbiamo visto, del resto quel bellissimo gol che ha fatto al Sassuolo l'ha fatto facendosi tutta la fascia destra, insomma, quindi il giocatore evidentemente la sua gioventù e la sua forza fisica e prorompenza è chiaro che gli dà gli permette di giocare dappertutto, anche perché lui pur di giocare sarebbe disposto a giocare dappertutto. Certo, e poi adesso bisognerà vedere tra Lorenzo Pellegrini e Zaniolo chi giocherà più indietro in mediana e chi giocherà trequartista. Le indicazioni ci dicono che Pellegrini si dovrà adattare sul ruolo della mediana. Lui non si sente mediano, giocava da mediano, però lui non si sente più mediano, si sente più trequartista, però ha detto per il bene della squadra mi adatto a fare anche un ruolo che non svolgo più da diverso tempo. Hai ritrovato Cristante, che finalmente in questa nuova posizione comincia a dire la sua, per cui tu l'ossatura di centrocampo la stai costruendo, non avendo più De Rossi, Strootman, Nainggolan. De Rossi è ancora infortunato, mentre gli altri due non ci sono più. Cominci a costruire il centrocampo del futuro sotto gli occhi di tutti. Speriamo che sia il centrocampo del futuro e non venga qualche pezzo venduto, vengono fatti contratti con le clausole ridicole, irrisorie, perché sento parlare di una clausola per Zaniolo di 40 milioni, ma se il giocatore vale quello che vale, subito, no. Milioni sono 40.000 lire, delle vecchie lire, capisci? Quindi i grandi club non hanno difficoltà a portarlo via a 40 milioni. Beh, è come se ci fosse il colpo a sorpresa di Manolas, che addirittura adesso sembra che anche il Chelsea abbia rullato i suoi tamburi di guerra. Una volta che tu convinci il giocatore, paghi 36 milioni, il giocatore è tuo. Allora, se uno come Manolas deve essere pagato 36 milioni, quando certi altri giocatori di medio valore sono stati pagati più del doppio, infatti questo è sbagliato, perché il discorso è questo. Allora io non voglio entrare nelle
strategie societarie, né tantomeno mi permetto di criticare o sindacare quello che è l'operato di Monchi. Ma se tu hai un giocatore come Zaniolo, per esempio, che ha un contratto fino al 2022, va bene, quindi ancora tre anni e mezzo, e io ti vado a rinnovare il contratto adesso perché credo su di te, lo voglio allungare di un anno, ma io la clausola o metto una clausola di 100 milioni sopra, o se no il contratto non te lo rinnovo. Non posso sottopormi ai ricatti di un procuratore, capisci che voglio dire? Perché le clausole vanno messe, ma vanno messe alte, non vanno messe clausole. Perché qui abbiamo clausole capestro per Zaniolo, per Lorenzo Pellegrini, per lo stesso Manolas, cioè gente che veramente con due soldi a quei livelli, chiaramente, tu prendi e te li porti via, devi solo convincere il giocatore. Ma se il giocatore vede un'offerta davanti alla quale non può dire di no, il giocatore tu l'hai perso. È semplice. Ci sono delle situazioni in cui te non puoi fare niente, perché se tu porti il giocatore a rinnovargli il contratto quando gli manca un anno solo di scadenza, è chiaro che lui dopo detta le regole. Certo. Dice: allora io ti rinnovo le condizioni mie, se mettiamo una clausola la metti come dico io, questa, perché se qualcuno la offre me ne vado. E se tu invece il contratto glielo rinnovi un giocatore che ha 5 anni di contratto e tu gli adegui un contratto dopo 2 anni, quindi gliene mancano ancora 3 da far giocare, a quel punto le regole e le condizioni le detti te, che sei della Roma, che sei il dirigente, perché tu puoi aspettare anche 3 anni ancora, no? Non c'è il rischio che qualcuno se lo porti via, ma se tu metti una clausola piccola, una clausola bla, basta, è chiaro che non puoi fare niente. Fatto, no. È la stessa cosa, saltando adesso un attimo di palo in frasca, hanno chiesto a Piątek del Genoa, che oltretutto segna come una macchina da gol, è solo dietro a Cristiano Ronaldo, tra parentesi, no? Dice: chi te lo fa fare adesso andare via da Genoa, che hai un sistema collaudato dove tutti giocano per te e dove tu segni a grappoli? Il giocatore ha risposto tranquillamente: a Genoa io guadagno X, nel Milan riuscirei a arrivare fino a 6 milioni d'euro, fate un po' voi. No, ma poi sta storia, io non voglio entrare nell'ambito di altre squadre. No, ma qui si parla solo di guadagni del giocatore adesso, non No, giocatore certo. Mi deve spiegare il Milan. Io questo mi piacerebbe capire il Milan come fa in tutte queste operazioni. Scusa. Prego. Allora, un attimo solo, vi ricordo sempre che questa è la Roma è questa, in onda sul circuito di Spreaker, Web Radio, Audio Radio Italia, dove ci sono Stapp Radio di Stefano Dini, RDA Radio 1 del sottoscritto, Radio Ballerina One di Tony Mantineo, Regno dei Borboni di Don Vito Santonocito, Niceto Radio Web TV di Messina e Audio Radio Friuli Venezia Giulia Nord-Est, più tanti altri canali che saluto tutti. Ci sei, Massimo? Eccomi. Scusate, ma ci mancherebbe altro, siamo esseri umani. Che non potevo trattenere. Volevo dire, non mi spiego, operazione, allora, prendi Higuain, da quello che dicono i giornali, perché noi non sappiamo se è vero o non vero, ma certo. Insomma sembra che lui sia stato acquistato dal Milan con la formula del prestito, diritto di riscatto, però gli ha dato come anticipo 18 milioni di euro, quindi diventava di fatto un obbligo di riscatto, perché se io ti do 18 certo. milioni l'anno dopo vuol dire che lo riscatto, non è che posso buttare 18 milioni dalla finestra, no? Adesso improvvisamente torna la Juventus e 18 milioni sono andati in cavalleria e il Milan, che è soggetto a terzo finanziario, compra un giocatore a 40-50 milioni, gli dà 6 milioni l'anno. Massimo, perché non finisce di pagare Higuain alla Juventus comunque? E che vuol dire che non finisce? Ma 18 nel milioni senso puttana, che, nel senso miliardi che, deve chiarire 18 milioni. Nel senso che figurativamente parlando. Allora voglio dire che praticamente anziché fare Milano-Londra, il giocatore sull'asse di viaggio fa Milano-Torino-Londra. Ho capito, ma comunque l'ha perso i 18 milioni, perché voi gliel'ha dati. Allora, o c'è qualche altra cosa tu? Bravo, ecco, o c'è qualche altro giro... Che hanno fatto con Bonucci, con Higuain, no? Che nessuno ha dato di sapere quello che succede. Però secondo me dovrebbe intervenire la UEFA, dovrebbe andare a controllare queste squadre che
nostra società fair play finanziario? Uno, perché se c'è il fair play finanziario tutti devono stare alle stesse regole, se non c'è, se non ci fosse... Sì, ma comunque ci frega poco dormire sì, a noi. Sì. Per esempio qui ci chiedono, se, solo 12 secondi però, le nefandezze che sono state commesse nella Supercoppa italiana, perché il rigore per il Milan c'era, l'espulsione per Matuidi era sacrosanta, l'abbiamo vista tutti, come era sacrosanta pure quella di Kessié del Milan, insomma. 10 secondi, poi rientriamo sulla Roma, perché non ci occupiamo. Io posso analizzare i fatti così senza averli visti, perché ti dico la verità, onestamente non, è una partita che non ho visto. Però non mi stupisco di niente io di quello che succede quando si incontra la Juventus. La storia insegna che se c'è una decisione dubbia, questo dubbio viene sempre a favore della Juventus. È vero. A proposito di squadre di Torino, domani non c'è la Lazio, perché nomino questa squadra? Perché tutte le volte che c'è stata Lazio-Torino i torti arbitrali ci sono stati. Cioè Torino viene vista di buon occhio, città sportiva, parlo città calcistica, perché se ci sono delle irregolarità devono essere sanzionate a destra e a manca per tutte e due le squadre, se ci sono gol devono essere dati, se ci sono espulsioni devono essere sanzionate e via discorrendo. Invece anche il Torino ogni tanto è trattato con i guanti bianchi. Torino che è una squadra strana, perché rispetto ad altre squadre più blasonate è fatta con quello che si può fare, nel senso con le risorse economiche che ha il Toro, e diciamo il compito principale che sviluppa Mazzarri è quello di non far giocare gli avversari. A furia di non farti giocare, alla fine magari ti trova una falla e mette il gol piratesco, il gol dei Caraibi, lo chiamo io, no? Magari hai giocato male, però riesci a fare quei tre punti o quel pareggio che ti serve per andare avanti. Come vedi questo Torino, se aiutato dagli arbitri, se è una ottima squadra, se non è una squadra sufficiente per la Serie A o che cos'altro? Ma intanto per quanto riguarda gli arbitri, poi a parte rare eccezioni, bene o male da una parte tolgono, da una parte danno, e voglio dire, insomma, non credo che sia aiutata dagli arbitri il Torino. Io credo che sia stato eventualmente, quando capita, dei favori accadono perché si interpreta la partita in un certo modo, quel fallo, quell'episodio in un certo modo, per cui sembra che sia stato favorito, ma il Torino non mi sembra una di quelle squadre che nella sua storia sia stata favorita dal calcio che conta, dai vertici del calcio, per cui andiamo a caccia delle streghe. Ma questo è un discorso che evidentemente fa la Lazio, che ha come esercizio ormai quello di piangere sempre. Ho capito, però i torti contro il Torino l'ha subiti, questo dobbiamo riconoscere. Sì, però a favore suo alla fine poi ci sono altre situazioni che fanno finta di non vedere perché sono a loro favore, fa parte del gioco, no? E quindi subisce torti il Torino, subisce favori, evidentemente è una compensazione. Se poi la Lazio si lamenta del Torino, evidentemente perché il suo allenatore ha trasmesso nei giocatori questo, a Roma si dice il piagnone, quindi lui Inzaghi è uno che piagne sempre, non dice mai ho perso questa partita perché meritavo di perdere, c'è sempre un motivo che trova sempre una scusante, è vero, sempre una scusante a sfavore suo, che quello no perché quello ha sbagliato il passaggio, perché quello mi doveva dare il rigore, perché quello, c'è sempre da piangere. Quindi voglio dire, d'altronde era come era quando giocava in campo, che piagneva sempre, se buttava per terra come il fratello, al minimo contatto stava per terra dentro l'area di rigore. Questo è Inzaghi, quindi non è che cambi il modo di essere, quindi mi sembra che non diciamo niente di strano. Esatto, tornando invece al Torino, che squadra, che sensazioni ti dà sta squadra? No, è una squadra ostica, una squadra scorbutica, una squadra che ha un impianto di gioco collaudato, e Mazzarri dà alle sue squadre un'impronta ben definita di squadre arcigne, toste, che lottano su tutti i palloni e che si riprendono anche in 5, 6, 6 difensori, 7 difensori, e spesso anzi giocano in 11 dietro la linea della palla, per cui è una squadra che è da affrontare con le molle, è una squadra molto pericolosa e difficile. Certo, la Roma che ho visto i progressi della Roma che ho visto nelle ultime partite, prima che si interrompesse il campionato, e la stessa partita con l'Entella, dove sì, è vero che avevi una squadra debole davanti, ma insomma ci sono state ottime trame di gioco, giocatori che difficilmente perdono la palla, che ora sanno che cosa fare, no? Mi riferisco a Cristante, Pellegrini, Zaniolo, tutta gente che ha acquisito fiducia, evidentemente. Soprattutto che se sia sbloccata psicologicamente dovrebbe rendere molto di più. E quindi poi io mi aspetto molto da Dzeko, che ormai sono 2 mesi che non gioca, per cui spero che finalmente abbia voglia di sfondare la porta, visto che
che ha fatto soltanto due gol in Francesco campionato. Ci ha lasciato perplessi perché ha detto che deve vedere un attimo, ma non c'è da scandalizzarsi se partirà Schick dal primo minuto. Ma io non è che mi taglio le vene se parte Schick, perché io l'ho visto, d'altronde tu lo sai come la penso su Schick. Io sempre, proprio l'ultima volta che abbiamo parlato, prima di Entella Roma, io a proposito di Schick ho detto io un giocatore che ritengo forte, e poi infatti è vero con l'Entella, ma insomma ha fatto due gol tutti e due belli, per cui un giocatore secondo me che la Roma potenzialmente è un grande giocatore, ma la Roma ci deve puntare su questo giocatore. Sì, per forza. E poi ripeto, stiamo con i piedi per terra, ma io contro l'Entella l'ho cominciato a rivedere quello Schick che giocava nella Sampdoria, che si dileguava, si liberava, ci provava a tirare, andava a contrastare anche i difensori come ricostruivano l'azione, quindi sta tornando quello che conoscevamo. Esatto, e poi con il Torino serve tutta gente che lotti su tutti i palloni, perché il Torino non te lascia spazio, non te lascia campo, quindi da questo punto di vista Schick lotta più di cieco naturalmente, no? Almeno in questo momento sembra che Schick si voglia mangiare il pallone, per cui va su tutti i giocatori e poi sbaglia, è chiaro che sbaglia, perché non puoi essere correre, portare la croce ed essere anche lucido. Però se acquista la sua condizione atletica del meglio e un po' di fiducia nei suoi mezzi, che sono notevoli, perché sennò non si spiegherebbe come mai in nazionale ogni volta che va in nazionale segna gol fantastici e quando viene a Roma non la struscia mai, come dicono, no? Quindi certo, non è possibile che abbia questa double pass. Evidentemente il giocatore è forte e si deve solo sbloccare. Io spero che questo due gol lo abbiano sbloccato e comincia ad avere un po' di diciamo che sia un po' più sicuro dei suoi mezzi, ecco. È vero. Allora, a proposito, un flash invece è su Diego Perotti. Io ho parlato col dottor, scusa Manuela, ho capito, ho parlato allora con un famoso medico che è stato in ambito sportivo, che è molto conosciuto in ambito sportivo calcistico, però siccome non è un'intervista ufficiale che ha rilasciato da un'altra parte, quindi devo attenermi all'anonimato, perfetto, è rimasto perplesso sullo stato fisico di Perotti. Possibile che Perotti sia arrivato a un punto della sua carriera calcistica che è così fragile? Ma guarda che forse qualcuno si dimentica che la carriera di Perotti è stata costellata di infortuni, perché il Siena lo prese come uno scarto del Siviglia, prese Perotti, perché al Siviglia purtroppo stava sempre male, aveva sempre problemi muscolari, infortuni, tant'è che lui in un'intervista che ha rilasciato qualche tempo fa disse che aveva quasi deciso di smettere, perché stava sempre male. Poi nel Genoa si è rigenerato, ha superato questi infortuni ed ha fatto degli ottimi campionati, tant'è che poi è approdato alla Roma. Ora io non vorrei che fosse rientrato in quella spirale di infortuni che gli avevano diciamo preso e colpito quando era più giovane, perché se così fosse, insomma, a quando sei giovane recuperi, certo, quando sei più anziano. E soprattutto diamo un colpo di cancellino, il classico cancellino della lavagna di elementari memoria, no? Che non lo sta facendo apposta perché se ne vuole andare da Roma, a sto punto se ne sarebbe andato a giugno quando diceva che voleva tornare in Argentina. No, ma io non credo assolutamente che sia questo il motivo, non credo, lui purtroppo sta proprio male. Non credo che sia perché non avrebbe bisogno di fare questa manfrina per poter andare via da Roma. Lui basta che, se vuole andare via da Roma, basta che lo dice, la Roma non trattiene nessuno e non lega nessuno. Sì, questo tipo di società americana proprio cede tutti e tutto, pure la porta alla traversa se fosse necessario. Quindi voglio dire, se sembra che l'abbia offerto a destra e a sinistra, però sì. Cioè, all'Atalanta per Mancini, al Genova per Piatek, come si chiama? Sì, però l'Atalanta ha già il Papu Gomez, per cui è chiaro che Perotti sarebbe un doppione in più. Certo. Poi Mancini io voglio vedere nel proseguio del campionato come si comporterà, perché adesso tutti a parlarne bene. Poi noi vediamo che i giocatori dell'Atalanta, e Cristante comincia a essere un'eccezione che conferma la regola, quando vanno fuori da Bergamo e giocano singoli si perdono tutti nei flutti.
Beh, se sei forte, sei forte, però, perché per esempio anche che sì, viene dall'Atalanta, eppure sta dimostrando di essere. Sì, però non giocatore. È più quel leone che stava nel centrocampo dell'Atalanta. Gagliardini uguale. Se tu riprendi Cristante, Gagliardini e Chessy, li rimetti insieme, hai costruito un signor centrocampo. Eh sì, ma questo è vero. I giocatori dell'Atalanta poi bisogna sperimentarli al di fuori della cura Gasperini per vedere se sono veramente forti. E anche se un difensore è un pochino diverso da rispetto a quello che può essere un centrocampista o un attaccante, no? Che deve creare, certo, e costruire. Il centrale difensivo deve distruggere, deve evitare che l'attaccante segni, quindi è un pochino diverso nella valutazione di un giocatore. Per cui Mancini, se è forte come dicono, evidentemente sarà forte anche fuori dall'Atalanta. Beh, certo, perché se il giocatore è valido dovunque va, no, praticamente. Certo, è un difensore, quindi non è uno di spinta, è un centrale difensivo, quindi. Andando alla conclusione, per domani pomeriggio alle ore 15 Torino-Roma ricomincia il campionato. Vi ricordo a proposito che la Rai ha preso per ogni giornata una partita in chiaro della Serie B, quindi la Serie B è in esclusiva al 99% su DAZN TV e all'1% è su Rai Sport, quindi stasera ci dovrebbe essere, anzi ci sarà in diretta, in chiaro, Palermo-Salernitana. Una bella vittoria per le TV in chiaro, perché chi vuol seguire la Serie B come appassionato o che ha la propria squadra del cuore in Serie B, magari ogni tanto non deve fare degli abbonamenti al satellite, no Massimo? Beh, certo, sarebbe il caso che qualche partita la potessero vedere anche chi non ha mezzi e voglia o appunto per poter farsi tutti questi abbonamenti. Esatto, poi finché dura questo binomio Sky Rai, sia a livello di fiction televisive, sia a livello di cinematografia, che di residui, di partite di calcio, scusate se dico così, ma è la pura e semplice verità, la Rai non fa brutte figure. È Mediaset che è leggermente affondata, non c'è più Mediaset Sport, Mediaset Premium è rimasta solo una cinematografia di seconda fascia, per cui i fatti parlano chiaro. No, allora, infatti Mediaset noi parliamo, stendiamo un velo pietoso. Stendiamo un velo pietoso, perché per avere l'esclusiva di 3 anni di Coppa dei Campioni, chiaro che lo squalo si è mosso e t'ha risucchiato. È normale. Già i 110 canali che sono stati presi dal gruppo Sky sul digitale terrestre la raccontano lunga. A proposito, dovrebbe nascere un nuovo canale televisivo sportivo che dovrebbe vedere la luce in quel di Rocca Priora, dove noi stavamo con Telesimpati all'epoca. E chissà che magari da cosa nasca cosa, però adesso mi attengo sul generico, perché poi le concessioni governative costano l'ira di Dio. Bisognerà vedere dopo, dallo splendore dell'inizio, perché lì partiamo tutti con la bandiera spiegata, poi durante il proseguio del cammino cosa accadrà. Torino-Roma, in conclusione, allora, si parte da pareggio o si parte da vittoria della Roma e poi eventualmente altri risultati? Ma non so, per la Roma a questo punto del campionato deve vincere, non può perdere altri punti rispetto a quelle che sono le squadre che la precedono, se vuole puntare al quarto posto, e ne ha persi già troppi di punti nel girone d'andata, e quindi il girone di ritorno per arrivare in Champions deve fare almeno 40 punti, quindi ne deve fare 10 di più di quelli che ha fatto e arrivare a 70. E d'altronde in queste prime 3 partite del girone di ritorno la Roma ha 3 partite molto difficili, se non difficilissime: quella con il Torino, poi va a Bergamo con l'Atalanta e poi viene il Milan qui a Roma, per cui sono 3 partite ostiche, 3 partite che potrebbero anche tarpargli le ali della rincorsa, come potrebbero lanciarla definitivamente alla conquista del... Sì, anche perché 3x3 fa 9, insomma. Del quarto posto, dico 3x3, no, io accontenterei anche di 7, mi accontenterei di vincere. Sì, 7 su 9 ci metto la firma pure io, è vero. No, per me sarebbe giusto, andrebbe bene, anche perché il Milan domenica va a Genova, è vero che il Genova non è una grande squadra, lunedì credo che giochi il Milan a Genova e non è una grande squadra il Genova, però il Milan ci va con le pezze. Certo, Massimo Carmela scrive: ma non perché da terzo, perché l'Inter il terzo posto non se lo merita, quindi possiamo affrontare la conquista del terzo posto, ipotetico chiaramente, però ci possiamo credere. Beh, oggi come oggi sembra una
utopia poter raggiungere il terzo posto, perché l'Inter un po' per meriti, un po' per fortuna sta navigando a gonfie vele, vincono partite al 95esimo, al 94esimo, è già la terza o quarta partita che vince all'ultimo minuto l'Inter, quindi evidentemente anche la buona sorte gli va a favore. E io mi accontenterei di arrivare quarto, visto come si è messo il campionato, arrivare quarto, passare gli ottavi di Champions, arrivare ai quarti, e poi può succedere di tutto, no? Come lo scorso anno. Sì. Quindi intanto superare, questo è l'obiettivo, superare gli ottavi di Champions, vincere domani, soprattutto domani, e poi andare avanti in Coppa Italia, quindi cominciare a battere la Fiorentina. E poi vediamo quello che succederà eventualmente se ci dovesse capitare la Juventus, perché quello è l'accoppiamento, no? Certo. Quanta Juventus, la vincente dovrebbe fare con la vincente di Fiorentina Roma. È un orizzonte che potrebbe diventare molto bello per la Roma, però piedi per terra, perché qualche nuvola di passaggio ci sarà e noi dovremmo superare queste nuvole di passaggio. Sì, perché purtroppo la Roma è vero che si sta riprendendo, ma stanno ricominciando anche gli infortuni, o meglio, non sono mai terminati, sempre 3-4 infortuni, perdi i giocatori, perdi i pezzi quando stai nel più bello, quindi questo poi incide nel cammino di una squadra. No, tu adesso tu hai una difesa rattoppata, non si sa se Manolassa sta bene, se non sta bene, c'hai De Rossi che non si sa se riprenderà a giocare e quando riprenderà, quindi voglio dire, è chiaro che devi stare attento. È vero che viviamo sull'entusiasmo di questi giovani leve, che sono tutti forti, tutti bravi, e che il fatto di sentirsi responsabilizzati aumenta anche la loro capacità di mostrare quanto valgono, insomma, no? Che sono certo. Veramente forti e lo stanno dimostrando, e questo mi fa piacere, perché stanno smentendo tutti i gufi o quelli che li hanno troppo frettolosamente etichettati come delle pippe, e questo purtroppo è avvenuto anche tra chi parla di calcio per mestiere, lo fa di lavoro, no? Non solo il tifoso, a cui è permesso tutto sempre nei limiti della decenza. Certo, ma pure chi lo fa per mestiere, bisogna vedere quali direttive gli hanno impartito o le hanno impartite. Io so, ma quando si comincia a criticare, quello è un mezzo giocatore, quello è un morto, sì, quello è un balenatico, quell'altra è una pippa. Se io fossi un editore devo vedere certi orizzonti, ti dico, ti pago 3.000 euro al mese, però mi devi dire di quello A, di quell'altro B e di quell'altro C. No, io non ci sto, io a posto di Massimo ne prendo un altro. Massimo accetta, perché poi due... Ma io non credo che sia proprio così, io mi rifiuto di pensare che un direttore, una testata giornalistica vada da un redattore, da un cronista e gli dica: tu da oggi poi mi parli di Cic e mi dici che è una pippa. No, quello evidentemente esprime un suo giudizio, vede le partite, vede il giocatore ed esprime il suo giudizio senza considerare i pro e i contro, i motivi per cui magari un ragazzo non rende. Però, da tifoso, la domanda me la sono fatta: perché questo ragazzo in nazionale ogni volta che entra fa gol e li fa tutti belli e nella Roma non segna nemmeno a porta vuota? È bloccato psicologicamente, è semplice. Mi pongo io da cronista questa domanda, quindi però mentre noi siamo cronisti freelance, quindi siamo liberi come il vento ed esprimiamo liberamente la nostra opinione, giusta o sbagliata che sia, quando tu stai sotto certe catene, tu dici: no, forse sono assurde. No, purtroppo esistono, non esistono da tutte le parti, chiaramente. Sì, però è vero, esistono, anche se io ti dico: Massimo, tu mi devi fare il dirò. Qual è la linea di se io ti dico: Massimo, tu siccome sei fogoso, mi devi fare il dirompente su tutti i giocatori della Roma che sono mezze cartucce. Se tu hai questo ci può stare, come no, come... tu studi intelligentemente e con la lingua idonea questa situazione e mi parlerai sempre in modo negativo dei giocatori o di quasi tutti i giocatori della Roma, perché magari Pallotta, a me che sono il tuo editore, non dà più gli ingressi omaggio. Ma ho fatto un esempio chiaramente il più cretino che mi è... non mi rilascia intervenire. Esatto, ecco dove sta il punto. Magari c'è un'oreficeria che entrerebbe se Pallotta mi parlasse tutte le settimane. Pallotta non mi parla, io mi sono giocato la pubblicità dell'oreficeria, adesso ti faccio vedere io, perché poi succede anche questo, anche nei cosiddetti corsi di pseudogiornalismo. Ce ne sono diverse, potremmo scrivere un libro, perché è partito a 20 anni, quindi insomma da un po' di tempo fa, con l'entusiasmo di svolgere questa professione,
poi veramente pure io, come tanti altri ne ho viste di cotte e di crude, mi tengo il mio hobby, mi tengo il mio divertimento dove tutti possiamo parlare liberi. Io ringrazio sempre tutti voi, adesso in particolare te che sei in diretta telefonica, della vostra amicizia, del vostro affetto e che partecipate qui in modo libero, amichevole, per esprimere le vostre opinioni e sulla Roma e sull'attualità. Per cui diciamo che adesso ci godiamo questo isolotto. Se poi capiterà o capitasse l'occasione di poter riapprodare in terraferma, vedremo gli sviluppi della situazione. Torino-Roma quindi da prendere con le molle, se ho ben capito, caro Massimo. Chiaramente noi speriamo che ci sia vittoria giallorossa, perché ci potrebbe stare, perché se la Roma serra le file il Torino non va da nessuna parte, a meno che non partano con l'idea di giocare in trasferta anche se giocano a Torino, allora giocheranno per il pareggio, perché se vengono sotto per il Torino saranno dolori, io la vedo così. Sicuramente non sarà una squadra d'attacco, perché il Torino è una squadra che con la mentalità di Mazzarri va più nella pressione dei giocatori, sì, nella distruzione del gioco avversario, è difficile che va lì per attaccare, anche se ha fatto delle bellissime partite con Riata, ha pareggiato a Milano, ha pareggiato a Roma con la Lazio, e non ti scordare che ha fatto 4 gol a Genova alla Sampdoria. È vero. Massimo, io ti ringrazio della tua cortesia, della tua disponibilità. Se vorrai, dopo Torino-Roma, il WhatsApp audio è a tua disposizione per fare il post della partita, che poi noi pubblicheremo in radio, o comunicazione di servizio. In serata l'intervista con Massimo Penso ci sarà anche nel suo gruppo Solo per Romanisti e Fra Calcio in Realtà The Original. Massimo, grazie e un buon fine settimana. Grazie a te, buon fine settimana e forza Roma, Roberto. Sempre forza Roma, grazie Massimo, ciao. Allora, ringraziamento così a Massimo Penso, noi ci fermiamo, tra un po' il prossimo ospite, grazie.